Ragazzi, ci siamo, come al solito. Ciao ragazzi, sono benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi, ingresso diverso, perché siamo con Adidas, siamo ospiti di Adidas qua in Tribuna Ovest, quindi grazie mille ad Adidas innanzitutto per l'invito. Detto questo, Juventus-Udinese, partita importante perché dopo due risultati negativi, un pareggio e una sconfitta, oggi bisogna tornare alla vittoria in casa. Contro gli altri che sono bianconeri, portiamo a casa questi tre punti perché mentalmente oggi secondo me non è facile e bisogna performare bene e bisogna portare a casa i tre punti in questa partita per riniziare un nuovo campionato. Con un'altra testa, perché sappiamo che loro sono più forti, sono davanti, magari prima o poi scivoleranno, magari no, noi dobbiamo fare la nostra strada, la nostra partita, quindi entriamo dentro, prima al ristorante, a mangiare, visto che Adidas ci dà questa grandissima opportunità, e poi dentro lo stadio, a goderci. Juventus Udinese, forza ragazzi! Ragazzi, facciamo il nostro ingresso al stadio per Juventus Udinese. Chi indovina riceverà un cuoricino qua sotto nei commenti. Mi raccomando, vediamo chi indovina. Palla Locatelli, santo. Mamma mia, ciabattata nei gatti. Ste mezze palle e mezzo, però, ragazzi, un po' più di decisione, porca di una miseria. Dai, quindi, dai, uno contro uno. Ma cos'è? Ma ragazzi miei? Buttiamo al vento delle occasioni che ci possiamo creare. Dai Timo, ti sgasa un po'. Non è rugby questo, però, weah. Non era, questa qua era meta.
posso credere. Non ci posso credere. Che gol del caso. Che gol del caso. Ragazzi, ma che disattenzione in mezzo all'area su sto cavolo di palle inattive, incredibile. Non si può. Non si può essere così deconcentrati su ste palle. Rimpallo, rimpallino, però lì dobbiamo esserci noi, lì dobbiamo esserci noi in anticipo, fin da subito. Dai ragazzi, non mollate, non mollate, sto qua in gol del cavolo, dai, sveglia! Fino alla fine, forza Juventus! Che gol del cavolo, disattenti, poco concentrati, poco cattivi. Dai ragazzi, sveglia. Dai, Andrea, bravo Cambiaso, bravo Cambiaso! Oh, porca miseria! Vai però ragazzi, va bene, creiamo! Non ci facciamo destabilizzare mentalmente da sto gol del cavolo che abbiamo preso. Giochiamo, continuiamo che segniamo. Dai Alessandro, dai, in mezzo, bella! Vai Milik! Madonna, ma in bocca al portiere sempre, per forza dobbiamo tirargliela! Sempre in bocca al portiere, cioè non si può angolarla un minimo, no? Un minimo, no, sempre in bocca, in bocca. Ragazzi, fine primo tempo con i fischi che come al solito non mi piacciono perché indica semplicemente la mediocrità del tifoso. Però vale, vale, quindi svegliamoci nel secondo tempo. Vai, dai! Bella Cambiaso! Non ci credo che il Dezzo non l'ha presa! Non ci credo che il Dezzo non l'ha presa! Questa era una palla d'oro per tutta l'ora! Bravo Bremer! Questa cosa qua è l'emblema di quello che la Juve in questo momento. Bremer è l'unico degno in questa partita di essere chiamato giocatore assieme a Cambiaso. Ragazzi, l'Udinese ci batte in casa. L'Udinese ci batte in casa, finisce 0-1. Delusione totale, molta amarezza. Lo sapevo che mentalmente sarebbe stata una partita molto difficile. Gol fortuito da parte loro, ma noi zero ragazzi. Noi zero sotto tutti i punti di vista, grinta, tecnica, tattica, tutto. Ragazzi, lo sapevo che avremmo faticato, però una sconfitta così fa comunque male. Sempre forza Juve, campionato ormai va bene, anche a dirsi è andato, però fa male, mi sente male. Ci vediamo alla prossima.